L'assessore alla protezione civile Stefano Aguzzi, accompagnato dal dirigente Stefano Stefoni, ha effettuato un sopralluogo alla banchina 22 del porto di Ancona, dove sono in corso i lavori di allestimento delle strutture necessarie ad accogliere i 37 migranti a bordo della Ocean Viking e i 73 della Geo Barents, il cui arrivo è previsto in questi giorni. Stiamo allestendo quest'area per consentire, diciamo, un'accoglienza funzionale e dignitosa a queste due imbarcazioni che arriveranno dopodomani con circa 110 profughi a bordo. Noi siamo stati investiti di questo dalla prefettura sabato mattina. Ci hanno chiesto di partecipare ad una riunione come Protezione Civile Regionale proprio per, diciamo così, prevedere nel miglior modo possibile la funzionalità di questo sbarco. Io ci tengo a dire che queste sono situazioni che non riguardano direttamente la Regione Marche, perché sono situazioni che vengono gestite a livello nazionale e a livello locale attraverso le prefetture. Anzi, io voglio anche ringraziare il prefetto Pellos, perché è stato intanto gentilissimo e anche molto attento nell'investirci direttamente di questa situazione. Sabato abbiamo partecipato come Protezione Civile ad una riunione in prefettura dove si è stabilito un po' i ruoli e le situazioni. Quindi il ruolo nostro qual è? Noi abbiamo dato la disponibilità come Protezione Civile Regionale ad impiantare qui, e vedete che lo stiamo facendo con tutti i volontari che ringrazio alle nostre spalle, alle mie spalle. Stiamo sistemando 5 container di fatto, che saranno il punto di primo controllo di questi migranti che saranno sbarcati qui. Poi ci saranno anche dei controlli, immagino, sanitari, oltre che personali. Ci sarà quindi un'area di accoglienza, i bagni, un'area riscaldata dove poterli stazionare, in attesa che poi vengano tutti identificati, visitati e, immagino, poi dislocati in altre aree della regione, io credo anche proprio da altre aree italiane, perché io non credo che i migranti, arrivando qui in Ancona, poi rimarranno tutti quanti qui, ma queste, ripeto, sono questioni che vengono gestite dalla prefettura e dal Dipartimento Nazionale. Quindi noi come Regione Marche abbiamo dato la disponibilità alla prefettura di allestire questo punto di prima accoglienza, e credo che sia doveroso come servizio. La Protezione Civile è molto attenta a queste situazioni.